È con grande emozione che ripercorriamo questi 5 decenni di storia, durante i quali Oristano ha saputo affrontare e superare sfide importanti, rinnovandosi, adattandosi ai cambiamenti del tempo senza mai perdere la propria identità e le proprie radici. Quanto accadde mezzo secolo or sono segnò uno spartiacque straordinario. La marcia, lunga e faticosa, durata decenni, raggiunse il traguardo che molte generazioni di Oristano, donne e uomini, giovani e meno giovani, attendevano con trepidazione. Il 16 luglio del 1974, non è retorico dirlo, contrassegnò una nuova era, tanto che la nascita della nuova provincia scandì, da allora in poi, un prima e un dopo. Fu festa di popolo, di un intero popolo, anche a dispetto di chi, in fondo, osservò con distacco il raggiungimento di una meta giusta e tanto attesa. Fu una conquista democratica, capace di superare antagonismi e preconcetti, vecchi e nuovi. E però Oristano aveva le carte in regola per diventare ciò che è, un capoluogo degno della storia e della classe politica che con fatica, superando delusioni e stalli, divisioni e partigianerie, raggiunse ciò che le aspettava, all'insegna delle legittime aspirazioni delle sue genti, nella consapevolezza che alla Sardegna e ai Sardi stavano stretti i capoluoghi già istituiti, ma comunque condizionati da un bipolarismo che, a dire il vero, già molti anni prima apparve ingiusto, alla luce delle nostre identità arborensi, in primo luogo socioculturali e istituzionali. È vivo in molti il ricordo gioioso della giornata dell'annuncio e della proclamazione per legge della nuova istituzione che cancellò le delusioni precedenti. Ne dà conto la mostra allestita in questa sede di prestigio, in questo splendido Palazzo Arcais. Ne danno conto le tante carte custodite nell'archivio municipale, il nostro archivio storico del Comune di Oristano. Lo raccontano la stampa e le fonti scritte e orali che nei decenni hanno narrato un'epopea forse irripetibile per l'importanza e la dimensione collettiva e civica che la nascita della quarta provincia rappresentò, spalancando le porte di una stagione eccezionale. In questo senso la celebrazione del 50° va ben oltre la doverosa commemorazione dell'impegno fruttuoso di chi ci precedette, oltrepassando con saggezza le distinzioni di casacca e i settarismi della appartenenza. Tuttavia oggi, più che mai, quell'unità ci ricorda che Oristano, con lo scatto dell'orgoglio e con la lungimiranza che occorre, può, vuole e deve guardare al futuro. Non si tratta solo di bilanciare pesi e contrappesi inevitabili, ma piuttosto di dare a noi stessi e alle nuove generazioni oristanesi lo slancio di progetti accurati e coraggiosi. È viva ed attuale la finalità e l'esigenza che l'organizzazione politica periferica dello Stato sia avvicinata alle cittadine e ai cittadini, facendone un centro propulsore, oculato e più spedito, efficace, dinamico e al passo con il presente. Issare le vele significherà perciò rendere merito ad una pagina identitaria nel solco della strada maestra che laici e cattolici costruirono, sapendo collaborare con amore e intelligenza, con passione e abnegazione. Grazie ancora a tutti, viva Oristano, viva la provincia di Oristano.